Benvenuti ragazzi su TecnoAndroid, quest'oggi andiamo ad analizzare il nuovo Huawei P Smart Plus, un dispositivo molto interessante non tanto per il design esterno quanto soprattutto per il cuore che batte al suo interno. Sto parlando del nuovo Kirin 710 che manda finalmente in pensione il 659. Non vi resta che scoprirlo all'interno della nostra recensione completa, ma prima vi invito ovviamente a seguire il canale di TecnoAndroid, ad attivare la campanella per le notifiche dei nuovi video da qui a venire, e a questo punto non facciamo altro che partire con la nostra sigla con Huawei P Smart Plus. Inizio ragazzi subito col parlarvi di quelle appunto che sono le novità di questo dispositivo, che rappresentano soprattutto la parte hardware. Infatti troviamo il nuovo Kirin 710 realizzato con processo produttivo a 12 nanometri che garantisce migliori prestazioni e migliori anche consumi dal punto di vista energetico. Troviamo un'architettura di tipo Big Little con 4 core A53 con clock a 1.7 GHz e 4 core A73 con clock a 2.2 GHz. Abbinati abbiamo 4 GB di memoria RAM e uno storage di 64 GB appunto di memoria interna che possono essere espansi attraverso lo slot ibrido che permette l'espansione di memoria tramite micro SD oppure di essere utilizzato con una seconda SIM. Ma a livello di prestazioni realmente questo Kirin 710 come si comporta? Di fatto questo SoC è una via di mezzo tra un 636 e il 710. Diciamo che come prestazioni è più o meno paragonabile a quelle di uno Snapdragon 660. Ovviamente i consumi sono di gran lunga inferiori e proprio da questo punto di vista mi riallaccio a quella che è l'autonomia del dispositivo. Sono riuscito a coprire con un utilizzo di circa un giorno e 5 ore più di 6 ore di schermo attivo, un risultato veramente interessante se pensiamo a quello che poteva ottenere il vecchio Kirin 659. Non solo, vi posso garantire che anche durante le sessioni di gaming molto intense il dispositivo non scalda assolutamente e troviamo una scheda grafica abbinata a una Mali G51 a 4 core. La batteria integrata e non removibile di questo Huawei P Smart Plus ha la dimensione di ben 3340 mAh e trattandosi appunto di un sample che abbiamo ricevuto per stampa, purtroppo era sprovvista di confezione. Ad ogni modo, per testare i tempi di ricarica di questo dispositivo mi sono avvalso di un caricabatterie Huawei originale con uscita 5V e 2A che ha impiegato circa 1 ora e 40 minuti per caricare completamente il dispositivo. E sebbene l'hardware rappresenta realmente una novità e un salto generazionale rispetto a quello che era il processore utilizzato in precedenza sui medi di gamma Huawei Honor, mi fa storcere il naso però ancora la presenza di un Bluetooth nella versione 4.2 e soprattutto di un Wi-Fi monoband. Ma quello che trovo veramente in un certo qual modo non accettabile ai giorni d'oggi su un dispositivo da circa 300 euro di vendita al pubblico è ancora la presenza di una porta micro USB in virtù di una comoda Type-C. Ma le novità non si fermano solo a quello che è il comparto hardware. Infatti, analizzando anche quello multimediale, troviamo ben 4 fotocamere. Una dual camera posteriore dotata di un sensore da 16 megapixel e uno da 2 megapixel per la misurazione della profondità di campo e quindi per una migliore realizzazione di un effetto bokeh. Frontalmente troviamo anche qui una dual camera e troviamo un sensore da ben 24 megapixel abbinato a uno da 2 megapixel, anche questo per la misurazione della profondità di campo e quindi per realizzazione di selfie con effetto bokeh. Lo si può notare soprattutto anche dal notch che rispetto ai dispositivi come il Huawei P20 e il Huawei P20 Pro ha delle dimensioni più importanti. Ovviamente via software c'è sempre la possibilità di eliminare diciamo la cosiddetta tacca e quindi di rendere il dispositivo con una grafica dal punto di vista estetico differente se proprio non siamo amanti del famoso notch. L'app fotocamera in stile Huawei Honor risulta completa e ben realizzata,
ricca di funzioni e dotata anche il supporto alla modalità manuale. Immancabile la presenza dell'intelligenza artificiale per il riconoscimento delle scene, che interviene a mio avviso in modo troppo marcato, aumentando i contrasti e saturando eccessivamente i colori, con un effetto in alcuni casi non particolarmente reale. Buona la definizione riguardo i selfie, vista la risoluzione del sensore frontale, sebbene è presente una tendenza a sovraesporre la scena. Accettabili nel complesso gli scatti in condizioni di bassa luminosità. Per quanto riguarda invece la parte multimediale di questo dispositivo, troviamo posteriormente una dual camera con un sensore da 16 megapixel f2.2 e un sensore da 2 megapixel per la misurazione della profondità di campo, per sostanzialmente per la realizzazione di un effetto bokeh. Al frontale troviamo anche qui due fotocamere, una da ben 24 megapixel abbinata anche qui da una da 2 megapixel per un effetto sfocato anche per quanto riguarda i selfie. Ovviamente l'app fotocamera è dotata in questo caso dell'intelligenza artificiale, quindi del riconoscimento automatico delle scene. Non è presente all'interno della app fotocamera la possibilità di inserire oppure no la stabilizzazione, che suppongo dovrebbe essere elettronica per quanto riguarda il formato 1080p a 30 fps. Proviamo un pan veloce, proviamo un adattamento ai cambi di luminosità. Veramente oggi una bella giornata. Qualche leggera difficoltà nella messa a fuoco, che però ritorna a essere molto morbida. Continuiamo a camminare, vediamo se riusciamo anche a fare anche un cambio di messa a fuoco, avvicinandoci per vedere un po' quella che è la messa a fuoco sulle macro. Eccoci qui. Cambio di messa a fuoco, anche se piuttosto difficile visto che stiamo effettuando una messa a fuoco su un oggetto, su delle foglie, quindi un oggetto in movimento. Proviamo su un oggetto fisso il cambio di messa a fuoco, che mi sembra essere in questo caso piuttosto buono e soprattutto morbido nel passaggio. Non rapidissimo, però molto morbido. Continuiamo a camminare e testiamo invece lo zoom del dispositivo. Zoom digitale che si spinge fino al 6x. Torniamo indietro. E questo era il test di registrazione video per Huawei P Smart Plus 1080p 30 fps. Per quanto riguarda l'aspetto costruttivo e di design di questo nuovo Huawei P Smart Plus, troviamo quello che è lo stile degli ultimi dispositivi di casa Huawei. Troviamo un frame realizzato interamente in metallo e una scocca posteriore in vetro, che però purtroppo risulta particolarmente scivolosa, e per questo vi consiglio sicuramente di utilizzare una cover se non volete vedere sfuggire il vostro dispositivo come una saponetta. Frontalmente invece troviamo un display da 6.3 pollici di diagonale, dotata appunto di notch che ospita le due fotocamere frontali, con una risoluzione massima Full HD Plus e una buona anche luminosità in esterna, soprattutto con forte condizione di luce ambientale. Buono anche il lavoro svolto dal sensore di luminosità. Non mi dilungo per quanto riguarda la parte software di questo dispositivo, perché come molti di voi sapranno, i dispositivi di casa Huawei Honor montano appunto la Emotion UI, che su questo P Smart Plus è nella versione 8.2 basata su Android Oreo 8.1. Quello che vi posso dire è che il dispositivo reagisce molto bene con questo nuovo processore, riesce a supportare molte applicazioni in background e non ho riscontrato nessun tipo di lag, impuntamento o crash durante l'utilizzo quotidiano. Inoltre, per quanto riguarda la Emotion UI, è una ROM particolarmente personalizzabile, come molti di voi sapranno, dotata di innumerevoli impostazioni. A mio avviso manca solo di un minimo di freschezza dal punto di vista estetico, che speriamo possa arrivare con la nuova Emotion UI 9 e che possa appunto anche questo P Smart Plus godere di questo nuovo aggiornamento in arrivo.
E infine giungiamo a quelle che sono le conclusioni per questo Huawei P Smart Plus, un dispositivo a mio avviso molto valido soprattutto dal punto di vista hardware e dell'autonomia, molto bello anche dal punto di vista del design, è ben realizzato e anche per quanto riguarda la multimedialità e quindi la fotocamera riesce a garantire degli scatti tutto sommato nel complesso buoni. Lo trovate in vendita a circa 290 euro su Amazon e trovate appunto il link in descrizione sotto al video. Io mi auguro che questo video vi sia piaciuto, mettete un bel like per farmelo sapere, iscrivetevi al canale di Tecno Android e ci vediamo al prossimo video, sempre qui con Roberto.